Esaurito lo svolgimento delle interrogazioni. Beni confiscati alla mafia, 200 assunzioni per il potenziamento dell'Agenzia Nazionale, ha detto Salvini, previsto in un intervento specifico del decreto sicurezza in discussione proprio alla Camera. La lotta alla mafia, ha ribadito Salvini, è una delle priorità del governo, come abbiamo visto, ha detto, dallo sgombero delle villette abusive del clan di Casa Monica, motivo di orgoglio per il Paese e per il governo. Quanto al decreto flussi, il ministro Salvini ha sottolineato che le quote previste dal precedente decreto non sono ancora state del tutto utilizzate e che il lavoro di cura familiare o di badante può essere comunque svolto dai tanti disoccupati in Italia. E intanto, a seguito della bocciatura della manovra da parte dell'Unione Europea che apre alla procedura di infrazione, PD e Liberi Uguali poco fa hanno abbandonato la capigruppo qui alla Camera, che è stata convocata e aggiornata di nuovo questa sera. Domani il governo potrebbe riferire su questo in aula. E per ora finisce qui questa diretta del Question Time, vi ricordo l'appuntamento con il nostro telegiornale su Rai 2 alle 18 e vi auguro un buon proseguimento di giornata.